Nonostante la pioggia, i cittadini di Montallegro sono scesi in piazza per ricordare la pensionata romana barbaramente uccisa all'interno della sua abitazione in pieno centro cittadino. Davvero molte, forse almeno 500, le persone che hanno partecipato alla fiaccolata per le vie del paese per esprimere la propria rabbia, ma anche la propria paura di fronte all'efferato delitto. C'erano i giovani e gli anziani, le famiglie e le istituzioni. In prima fila il sindaco Giuseppe Manzone e i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Salvatore Pecoraro. Il corteo si è mosso, partendo dallo spiazzale antistante il palazzo in cui è stata assassinata la donna in via Ugo La Malfa, per snodarsi in corso Vittorio Emanuele e raggiungere la chiesa dell'Immacolata, dove è stata celebrata una messa presieduta da Don Baldo Reina, il vicario per la pastorale della diocesi di Agrigento, che ha portato alla comunità montallegrese il sentimento di profondo dolore dell'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro. Alla celebrazione eucaristica anche il vicario foraneo Don Lillo Argento e il parroco Don Angelo Gambino, che insieme alla comunità ecclesiale montallegrese si è fatto promotore della fiaccolata in ricordo di Giovanna De Rossi. Non potevamo esimerci dal fare questa fiaccolata, soprattutto per dimostrare il nostro affetto, la nostra gratitudine a una signora che ha scelto questo paese tranquillo, salubre, sereno, ospitale, dove trascorre gli ultimi anni della sua vita. Quindi ci è sembrato doveroso, come minimo, fare una fiaccolata e celebrare l'Eucaristia in suo suffragio. Una vicenda che ha sconvolto questo paesino? Sicuramente, perché da quando è sotto il paese non si è mai verificato un fatto simile. Abbiamo avuto dei furti di appartamento, di auto, ma cose piccole rispetto a questo evento che veramente ha scosso tutte le nostre coscienze. Lei da parroco la conosceva? Come tanti nostri concittadini la conoscevo poco, perché non dava molta confidenza. Che però è una donna cordiale, colta, intelligente, ordinata, educata, cioè non ha dato adito a nessuna cosa con il suo comportamento e il suo modo di fare. Siamo qui per chiedere al Signore il dono della vita eterna per questa nostra sorella e il dono anche di una serenità ritrovata per questa piccola comunità di Montallegro che non aveva mai conosciuto nella sua storia fatti simili, quindi deve ritrovare la sua unità, la sua forza in un tempo forte come quello dell'Avvento. Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza alla comunità ecclesiale, alla comunità civile, così profondamente segnata da un fatto così triste e così efferato. Ecco, speriamo che si possa fare luce sulla verità dei fatti e che questa comunità quanto prima possa ritrovare il proprio cammino di serenità al quale era fortemente abituata. Perfetto.